Oggi siamo venuti a recuperare due cani per portarli nel cuneese. Non ci passi di lì. Belli, eh? Sono bellissimi, comunque li abbiamo tenuti bene. Quale portiamo? Che oggi vanno via. Quella cagna che è nella mangiatoia, questa qua, ok, questa cucciola qua, e poi uno dei due cuccioli grossi. Ti ricordi i nomi? Si chiama Nebbia. Nebbia. E poi potrebbe essere Nestore. Adesso lo controllo sui libretti. Questa è Nebbia. Vuoi andare giù dentro a metterla? Ho preso quella che è arrivata dopo. Sai che ti avevo detto che era un po' più grandina. Quanto c'è agosto, quindi. E invece quindi ha agosto, tre mesi e qualcosa. E arriva da linee del Lazio, Abruzzo, diciamo, tra l'altro sono molto curiosa, come genetica è molto valida, perché arriva da un allevatore che abruzzese ha tradizione proprio nell'uso dei cani, che è appassionato, e adesso è anche giudice di gara. Ho un po' più paura dell'altro. Ma lei è stata finora con le pecore, tanto? Sì, sì. Che aveva un altro allevatore. Allora, lei arriva da linea di sangue di questo allevatore qua, da un agriturismo toscano che ha fatto la cucciolata, quindi da subito è stata con le pecore. E poi l'avevamo appoggiata, adesso ce l'avevo giù da 15 giorni, per controllare che non avesse nulla, che andasse tutto bene, che si comportasse bene, che poi era a posto con le vaccinazioni. Non è che questa è la tua casa definitiva. Sì, sì. Dai. E dunque, Luke era il 2010 quando l'abbiamo portato. Adesso è un cane adulto, fatto finito, sì, 5 sì. anni. E sei soddisfatto? Ma sono soddisfatto. È stato un po' un problema il primo periodo, che stavo un po' addormentato in giro o cosa. L'hai dovuto seguire? Sì, ho dovuto seguire un po'. Però per quello, secondo me, perché era troppo grande quando me l'avete portato. Ma diversamente poi, specialmente negli ultimi due anni, adesso è diventato un cane come si deve. Ascolta bene, protegge bene il gregge. Quando ci sono io, tendenzialmente sta tranquillo, non fa grosse cose, ma quando non ci sono, dentro non entra nessuno delle pecore. Ho capito. Per quello, e i tuoi comandi risponde, cioè il controllo del per cane, quello sì, perfetto. Cioè, se lo chiamo, se quando viene, quando non viene, quando deve andare dalle pecore, qualsiasi comando lui ascolta, va. E non ha mai dato problemi. Da quel lato lì proprio è obbediente. No? E le persone adesso avete messo gli appositi cartelli per segnalare la presenza del cane? Sì, beh, quello lì sì, però la gente si attiene alle l'unico problema è proprio la gente, il turista, perché ho notato proprio la differenza soprattutto tra il turista, quello estero, tedeschi, francesi o l'italiano. Si vede che il tedesco quando arrivano si fermano, si lasciano annusare dai cani e tutto e poi proseguono tranquillamente. Mentre invece quando arriva o l'italiano iniziano o a gridare o a tirargli pietre, bastone, e quindi il cane si inizia a innervosire e lì diventa un problema anche per me poi riuscire a gestirlo. Si è sempre fermato fino adesso, però diventa un po' più problematico. Due anni fa cosa è successo? È successo che ero al pascolo vicino a un sentiero e è arrivato il padre col bambino. Gli ha mandato il figlio a giocare all'indiano col bastone e a correre in mezzo alle pecore con i cani. È andata bene che l'ho visto, ho chiamato, i cani si sono fermati, perché altrimenti con tutti i cartelli che ci sono, perché i cartelli proprio ne ho messi dappertutto, tutto in qualsiasi sentiero che arriva o che esce dalla montagna ho messo il cartello.
perché così sono più tranquillo, la gente sa come, però non li leggo, basta, ho già visto che non li leggo. Tutto sì. No, diversamente, anche il cane si ferma, in qualsiasi modo si ferma. L'obbediente. Sì, per quello. Anche quando con questa estate che ne avevo quattro, riuscivo comunque sì a fermarli sempre. Anche tutti e quattro, perché dicono che iniziano a fare, quando sono in quattro, cioè fanno branco e ascoltano di meno. Invece per quello no. Controllo c'era. Sì. E dal punto di vista proprio della protezione dal lupo? Ma dal lupo ho visto che lui rispetto agli altri che ho è più attivo. Quando sente l'odore diversamente è tranquillo. Cerca, gira un po', annusa un po', ma poi se è tutto tranquillo va a coricarsi magari all'ombra o da qualche parte e sta lì tranquillo. Invece quando sente l'odore del lupo, miseria, inizia a mettere quattro dita di pelo dritto sulla schiena, coda dritta, e abbaia, minima foglia che si muove o pelo d'erba che si muove, abbaia e va a controllare cos'è, per quello lì proprio. E se, può darsi che sia anche per quello che non ho mai avuto niente. Ma hai avuto delle situazioni in cui proprio l'hai visto all'opera? Come difesa del gregge dal lupo? Ma sì, perché proprio contatto diretto tra lui e il lupo non l'ha mai avuto. Ho sempre cercato di evitarlo anche il più possibile. Quando magari lo vedevo non è che aprivo i cani dal recinto perché gli partissero dietro. Però ho visto che quando sente l'odore che è passato, cosa, di proprio che sembra che diventi matto. Va avanti dal gregge, dietro, in mezzo, guarda di qua, guarda di là, tutto quello che vede muovere, proprio lo vedi agitato al massimo. Quando si accorge che è passato, che c'è il lupo. E dentro le reti sta? Dentro le reti sta, anche con la rete aperta. Se io non gli dico di uscire, sta lì, aspetta, non esce. Non ho per quello. È gestibile. Sì, poi sta in mezzo alle pecore. Non è, tipo, a me non piacciono i cani, come ho visto certi allevatori che magari il gregge è qua e lasciano andare i cani a 100-200 metri e gironzolare in giro. Lui sta sempre in mezzo, anche giù dalla strada, quando magari faccio dei pezzi di transumanza così. Lui sta vicino a me, okay. Viene davanti, vicino a me, basta, non muove, non è che si mette a correre in mezzo alla strada. Per cui lui proprio è. Proprio bella di no, per l'ideale. Bene. Lui è abituato. No, ma le capre cattive non sono cattive, ma non ti vogliono le capre, eh? Scodinzola le carte, no. Che forte che scodinzola le capre. Guarda come lo guardano, guarda. Amica, non guardatemi brutto. Ah, tempo un quarto d'ora, sono già mesi. No, tirarli non dovrebbero tirarli, erano. Non ne hai di quelle tremende, io ho una tremenda che picchiava i cani, ma era una cosa più pericolosa di capra. Guarda, si avvicinano, guarda. Nestore, vai a dare le capre, dai. Vai, è una forma della testa molto bella sto cane.
bacino. Si siede. Il cane da protezione non deve allontanarsi dal gregge per cacciare la selvaggina, per due ragioni, ovvio, perché sennò uno disturba le bestie, e due se è in giro a fare il cacciatore non difende più le pecore. Solitamente i cani da protezione nelle ore più calde della giornata riposano con il gregge, per poi essere più attivi durante la sera, la notte. Se in uno stesso gregge vi sono più cani da protezione, normalmente ciascuno di essi ha il proprio compito e assume una posizione diversa all'interno del gregge. Chi davanti, chi dietro, chi in mezzo, questo lo si vede molto nei greggi con tanti cani. Cioè ogni cane ha proprio la sua collocazione. Ah. Spesso i dominanti sono quelli che stanno davanti, quelli più giovani e sottomessi, sì, magari dentro le pecore. Sì, quella mia quando le scuole si sembra da prima. Sempre da, poi le andranno tutte dietro. Dietro. Quello sì. Poi nei greggi così con 100, 150 capi proprio si crea un rapporto strettissimo, sì, 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 tra, sì, il cane e il bestiame. Quello che ti dicevo, durante la prima stagione dei parti, in tua assenza isola il cane da protezione dagli animali partorienti o dalle madri con i piccoli di pochi giorni. Rimettilo con le partorienti solo in tua presenza, affinché tu possa controllare che il cane abbia un comportamento corretto e leale con i nuovi nati. Questo perché? Perché se non hai il polso tu della situazione, metti che rientri e trovi il cane con un agnello in bocca. Voilà. Allora, poi chiami e dici, ma il cane ha mangiato un agnello. Però io come faccio a sapere se quell'agnello è nato morto e il cane l'ha preso? Sì, 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 sì. Che rapporto deve avere il cane da protezione con le persone? Devi creare una relazione positiva di fiducia reciproca con il tuo cane. Quando gli dai da mangiare, abitualo a essere chiamato e toccato. Quando sei al pascolo, talvolta chiama il cane e premialo. Quando viene da te, poi lo rimandi gentilmente alle pecore. Il cane deve conoscere i comandi di base, il proprio nome, no, e torna dalle pecore. Questa cosa di farlo quando sei al pascolo è abbastanza furba, che se tu la chiami solo quando, per esempio, vuoi che legarla, che lei non piace tanto, magari. Quella gara l'ho solo legata ora, sono mai legata. Però c'è magari chi chiama il cane solo quando ha bisogno di legarlo e il cane poi non torna, sì, perché sì, sa benissimo, sì, che quando torna è chiuso, legato. Questo, il turista non deve dare cibo al cane o indurlo a seguirlo, okay, perché sennò sì, quello sicuramente. Cani. Il cane al pascolo non deve inseguire le biciclette, né le motociclette, né eventuali persone niente. Che corrono, e su quello ci devi lavorare un po', no, nel senso che anche quella che ho io non ho nessun problema riguardo a quello. Invece lei tanti cani hanno il problema che come vedono qualcuno che è in bicicletta. Sì, sì, ma anche ormai c'è un mio amico che ha le pecore, che ha il maremmano, una macchina cosa, il cane parte a balli dietro la macchina. Però sai, se ci fosse stato magari il lavoro di richiamarla, il cane poi impara, sì, cioè sarà sicuro, se dici stimolo, in più impara che con quello stimolo non deve partire. Voilà. Il motociclista, il ciclista o colui che corre dovrebbe rallentare in prossimità, sì, del gregge, non spaventarle, questo sicuramente che è quello che c'è scritto sui cartelli, sì, sì, poi sì, lì sì, sta un po' al buon senso delle persone. E anche perché poi se hanno delle reazioni improvvise, cioè i cani comunque reagiscono a quelle che sono potenziali minacce, quindi se una persona sbraita, agita le braccia, agita ancora di più, il cane viene più aggressivo. Esatto. Che rapporto deve avere con i cani da protezione con gli altri cani? I cani da protezione e i cani da conduzione spesso sono proprio due gruppi distinti, soprattutto se c'è più di un cane da protezione. Se c'è un solo cane da protezione tende un po' di più a mischiarsi con gli altri cani che usi per il pascolo, proprio perché non ha la compagnia di un cane. Invece vedrai facilmente. Sì, tipo questa gioca sempre col cucciolo che ho, che perché non ha un altro cane. Vedrai, voilà, che adesso probabilmente stando strettamente, vivendo strettamente a contatto con questo, che faranno un po' più gruppo loro. Fa un branco loro, sì, e lasciano perdere gli, sì, altri. Perché poi comunque proprio si creando gruppi, sì, 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 un po' separati, dividono. Sì. Invece quello che ho notato, quando c'è un solo cane da protezione, allora si mischia di più. Infatti l'altra va a giocare insieme, sì, al mio cercano, cane, cioè, e l'altra gioca perché, perché ancora poi al cane piace perché stare in compagnia, voilà, degli altri cani. Infatti, sì, 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 se sì, due cani insieme stanno bene, nel senso che si tengono in compagnia, voilà, si scaricano, cioè da un punto di vista proprio del benessere del cane, va bene. Ovviamente non deve giocare, il giovane cane, questa non farla giocare continuamente con gli altri cani da conduzione, tanto ci avrà la compagnia della, sì, questo qua ci avrà la compagnia della tua.
deve conoscere i tuoi cani da conduzione, ogni tanto li deve vedere, conoscere eccetera, in modo che poi li accetti una volta che loro deve lasciarli lavorare senza interporsi, se li aggredisce devi intervenire e insegnarle che non deve che farlo. Deve farlo, voilà, questo è un po', ti dico, è più che altro per chi proprio non voilà. È a digiuno e non sa che cos'è un cane da protezione, però sì. Sono delle indicazioni di e massimo. Come carne, darline, non darline? Allora, il discorso non dargli mai i visceri degli animali morti, perché c'è il rischio delle chi o li cuoci o c'è il rischio dell'echinococco, che è quel parassita che si trasmette tra l'altro anche all'uomo. L'ente di gestione delle aree protette dell'Alticozzi, che è quello per cui io lavoro, d'ora in poi denominato Ente Parco, questi sono i suoi dati, e il signor De Giovanni Luca, titolare dell'allevamento con codice di stalla 207 CN 020, ubicato in la sede aziendale qua sempre. Sì, sono Damiano Matra. Siccome ne si stipula quanto segue: l'ente parco in qualità di proprietario con il presente contratto di affido e cessione affida al signore Giovanni Luca, che si impegna a rispettare le prescrizioni contenute nei successivi articoli, il cane Nestore e Masco, questi sono i dati del cane.